quello che probabilmente nessuno si aspicava, ma è realtà. Quindi Ancona non c'è più, né in prima categoria né in Serie A, da nessuna parte, quindi è una squadra scomparsa completamente. Una città che ha due stadi, Dorico del Conero, e non ha più una squadra, non ha più niente. Questo, che finché se ne parlava c'era sempre comunque la speranza che si potesse o qualcuno riuscisse a rimediare a una situazione così, però qui veramente siamo di fronte proprio alla fine. Si rischia di, veramente, anche perché parole ne sono state sprecate tante in tutti questi giorni, nel bene e nel male, quindi continuare a riparlare alla fine sembra quasi che ci si fa solo del male. In realtà è una grandissima delusione, perché lasciare una città del genere senza la squadra di calcio, io ho avuto modo di dirlo, non è tanto per il calcio in se stesso, per tutto quello che riusciva comunque a trascinare, soprattutto quando l'Ancona è stata nei suoi momenti migliori. Quindi veramente un momento di aggregazione, di amicizia, di crescita dei giovani, perché poi si dimentica anche che quando sparisce una società così, magari sparisce anche un settore giovanile, quindi magari, non so, anche centinaia di ragazzi che possono crescere meglio in un mondo così difficile, quindi possono stare a fare sport, non si pensa magari a queste cose qua. Ripeto, veramente una grandissima delusione. Purtroppo in Italia non è la prima, perché altre situazioni del genere ci sono, poi c'è chi li rimedia all'ultimo momento e chi purtroppo, come ancora quest'anno, non ce l'ha fatta. Ora però veramente bisogna ripartire, se ma dal fondo, e tornare non è semplice.